trovate a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana. Durante l'ultima seduta dell'Aula eh, dell'organo legislativo regionale, comunicazione della Giunta nella persona del Presidente Eugenio Giani, che è anche Commissario per la realizzazione del rigassificatore, sulla struttura appunto da realizzare a Piombino richiesta dal Governo. Lungo dibattito tra maggioranza e opposizione. Come commissario io mi sento garante dei cittadini, quindi può passare tutto il tempo che vuole, ma finché io non ho assicurate le condizioni di sicurezza, di impatto ambientale e di rispetto della salute dei cittadini nella città e nel porto di Piombino, io non firmo niente. 120 giorni, questo è il tempo necessario per il via libera al rigassificatore di Piombino. Un tempo ridotto rispetto ai 200 giorni necessari che la procedura ordinaria richiede e che invece consente di bypassare la valutazione di impatto ambientale. Ma se il governo ha fretta e Piombino ha dubbi, il commissario per la realizzazione dell'opera, Eugenio Gianni, è chiaro: nessuna firma finché non ci saranno certezze di tutela ambientale e di salute. Ma non solo. Il presidente della regione ha infatti consegnato all'esecutivo un memorandum di cose da fare che è un decalogo con 10 punti e che prevede una serie di adempimenti eh, su cui io voglio eh, diciamo così una disponibilità e soprattutto una concretezza da parte del governo sul piano delle bonifiche, sul piano delle infrastrutture stradali che consentano di evitare il traffico che va verso il porto nella città. Ad appoggiare Gianni nella relazione all'aula del Consiglio regionale c'è la maggioranza formata da PD Italia Viva. riteniamo che questa può essere una grandissima opportunità per la città, per la Toscana, non soltanto perché dietro questo investimento ci può essere lavoro, ci può essere ricchezza, ci possono essere delle opportunità, ma non tanto per le azioni di compensazione che comunque dovranno essere negoziate con il territorio, quanto per l'opportunità di avere una fonte di approvvigionamento energetica nuova. Scettiche invece le forze di opposizione? Dovremmo ricevere rassicurazioni dal governatore Gianni che evidentemente non ha ancora capito che ruolo è stato chiamato a compiere. Chi oggi venga a dire che firmerà soltanto se saranno garantite le condizioni nell'interesse della città di Piombino è sicuramente una bella posizione che da governatore della regione toscana è giusto che assuma, peccato che da commissario lui non debba decidere, hanno già deciso altri per lui, ha deciso tre mesi prima il ministro Cingolani, senza sentire nessuno, né tantomeno il sindaco Di Piombino, che quell'opera si farà e si farà lì. E Eugenio Gianni ha 120 giorni di tempo per fare l'opera, sul decalogo ancora peggio, 10 punti che evidentemente ha già deciso essere le compensazioni che la città di Piombino dovrà accettare in cambio di 300 metri di nave ancorata nel porto per tre anni e questi 10 punti non capiamo con chi li abbia discussi sicuramente non con la città di Piombino sicuramente non con la maggioranza e lo sostiene il Consiglio regionale abbiamo ascoltato l'intervento del consigliere Anselmi che è, ha fatto 10 anni il sindaco di Piombino che ha parlato di non aver contribuito alla stesura di questi dieci punti. Ci sono dieci compensazioni che Eugenio Gianni decide possano bastare alla città di Piombino per prendersi in cambio probabilmente un danno ambientale perenne, sicuramente un danno al turismo molto forte, un danno alle itticulture molto forte, e che lui ha deciso non si sa dove e con chi. Quanto... Eh, ci riporta il Presidente in questa comunicazione della quale non possiamo essere assolutamente soddisfatti, e che differisce molto tra l'altro da quello che ci era stata presentata in forma scritta: di un elenchino di 10 punti di questo fantomatico memorandum, che in realtà non è altro che compensazioni fasulle e che sinceramente non possono accontentare o compensare un bel niente, soprattutto un'opera come quella di una nave metaniera sul porto di Piombino, con tutti i rischi e le garanzie che non ci deve dare una società privata come SNAM, ma ci deve dare il governo e le istituzioni. Il rilascio dell'autorizzazione alla nave rigassificatrice di Livorno sono stati impiegati 14 anni. Eh, un grande numero di tecnici hanno dovuto valutare tutte ehm, le criticità e tutti gli aspetti. Io non capisco come lui possa essere così ottimista. Il primo luglio a Piombino Gianni è atteso dal Consiglio Comunale interamente dedicato alla questione rigassificatore. Fuori è attesa una contestazione dei comitati del no. No ai dividendi di Toscana Aeroporti, così l'Aula di Palazzo Pegaso si è espressa rispetto agli utili da 7 milioni di euro destinati ai soci della holding nata dalla fusione delle rispettive società Aeroporto di Firenze e la società Aeroporto Toscana Galilei di Pisa. Il Consiglio regionale ha espresso contrarietà alla distribuzione di 7 milioni di dividendi ai soci di Toscana Aeroporti. L'Aula ha approvato all'unanimità la mozione presentata da Fratelli d'Italia, a firma dei consiglieri Francesco Torselli e Diego Petrucci ed emendata dal Partito Democratico. Il Toscana Aeroporto ha ricevuto un contributo di 10 milioni di euro da parte della Regione Toscana per far fronte alla crisi pandemica, ma a fronte di quel contributo si era impegnata a garantire i livelli occupazionali. Garantire i livelli occupazionali vuol dire che se ci sono 1000 dipendenti se ne mantengono 1000 al netto di dimissioni, pensionamenti e via dicendo. In realtà questo non è successo, i dipendenti sono calati di circa 150 unità. Per di più non c'è stata l'integrazione degli stagionali, il cosiddetto eh, diciamo, supporto summer, perché comunque durante l'estate ci sono più passeggeri e c'è necessità di maggiori addetti. E per di più l'impegno riguardava sia il diretto che l'indiretto. Invece, Toscana Aeroporti per mesi ha tentato di vendere Toscana Aeroporti Handling, che è eh, un ramo della stessa società, quindi ha fatto tutto il contrario di quello che sarà impegnato a fare. L'atto votato dall'Aula all'unanimità impegna la Giunta anche a continuare a controllare il rispetto e il mantenimento degli impegni a carico della società toscana aeroporti anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate alla stampa negli scorsi mesi dall'amministratore delegato della medesima società. Ma è evidente che la garanzia principale deve essere quella occupazionale, deve essere quella del fatto che le attività aeroportuali devono funzionare per una regione come la Toscana. La fruibilità degli aeroporti, la funzionalità di una società così importante che consente in maniera integrata di lavorare sia a Firenze che a Pisa è fondamentale nella ripartenza del turismo lo stiamo vedendo in queste settimane in un contesto europeo che comunque vede i voli aerei in grave difficoltà, basta guardare il numero degli annullamenti che ci sono stati nelle ultime settimane e quindi credo che quella scelta fatta a suo tempo sia stata importante, lungimirante perché ha consentito di tenere in piedi un sistema che ha bisogno di fare investimenti, che ha bisogno di sviluppare, che ha bisogno di fare l'adeguamento delle infrastrutture, penso alla nuova pista di Peretola e penso alla possibilità e al diritto che ha la città e la Toscana di avere un aeroporto all'altezza del blasone, della storia e del valore che ha la nostra regione e che ha il capoluogo della regione. Il Consiglio ha approvato all'unanimità anche la proposta di risoluzione della Lega, prima firmataria la capogruppo Elisa Montemagni, per verificare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche riferendo alla Commissione competente. Sì, contesta i dividendi, soprattutto contesta che di questi 10 milioni oggi abbiamo una rendicontazione soltanto di poco più, poco più di 3 milioni. Non abbiamo chiara la situazione occupazionale, abbiamo denunciato che ogni anno Toscano Aeroporti assume i dipendenti stagionali, quest'anno i dipendenti stagionali non sono arrivati in nessuno dei due scali aeroportuali, ho fatto un'indagine di personale, si parla di diverse unità in meno anche rispetto al 2019, mentre invece il numero dei passeggeri, i dati dei passeggeri ci fanno pensare che la stagione estiva si possa chiudere con un più rispetto addirittura al 2019. Quindi anche noi come Lega abbiamo presentato un atto, abbiamo chiesto alla giunta regionale che faccia un'indagine appunto su tutto il settore, su tutte le dipendenze occupazionali e che venga a settembre per farci capire relazionare se veramente sono stati rispettati o no i livelli occupazionali, perché da quello che ci dicono i sindacati e tutte le persone che abbiamo incontrato, piuttosto purtroppo questo patto no, non è stato rispettato. Votato all'unanimità anche l'ordine del giorno presentato dalla Presidente del Movimento 5 Stelle Irene Galletti, che nell'ottica della tutela del lavoro, non soltanto del numero delle persone, ma anche della qualità e della stabilizzazione dei lavoratori, Chiede alla Giunta di attivare con urgenza un tavolo di confronto regionale con la partecipazione di tutte le parti coinvolte, pubbliche e private, al fine di individuare possibili soluzioni per ristabilire le dotazioni organiche necessarie per un efficace funzionamento dei due scali aeroportuali toscani, la tutela dei livelli occupazionali e la stabilizzazione del personale precario. È stata respinta invece la proposta di risoluzione del gruppo misto toscana domani. Allora, la scelta della Regione Toscana è stata una scelta che, come ci ha spiegato oggi in aula l'assessore, eh, ha visto comprendere tutta una serie di interventi che in qualche modo cercavano di salvaguardare tutto quello che riguarda non solo il sistema aeroportuale, ma anche il complesso delle attività economiche legate al rilancio del turismo. È chiaro che questa è stata una scelta che eh, noi abbiamo analizzato da un altro punto di vista. Nel momento in cui nel 2014 si è scelto di eh, vendere le quote eh, di, un, di quello che è considerato comunque un settore strategico tuttora, per regione toscana, ovvero il sistema aeroportuale. Eh, oggi eh, come dire, da socio di minoranza è chiaro che eh, il peso del, del privato e quindi in questo caso de, delle Corporazioni America eh, naturalmente eh, si fa sentire. Quindi eh, noi abbiamo sì sovvenzionato ma all'interno del CDA oggi siamo fortemente ridimensionati. Questo è un aspetto che secondo noi era meritevole di eh, attenzione, anche perché è chiaro che in questo assetto societario ben poco può incidere il socio pubblico, quindi come Consiglio regionale avevamo dato dei chiari, delle chiare indicazioni, in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. È evidente che su questo si sta cercando di effettuare il massimo monitoraggio ed è stato fatto il massimo sforzo. Noi diciamo però che la scelta fatta a monte nel 2014 di ridimensionare la partecipazione pubblica, oggi ci mette nella condizione di essere in mano fortemente diciamo, al, al soggetto privato. Il Consiglio regionale interviene in merito ad un tema delicato come quello della mafia, gli immobili in particolare confiscati alle attività di reati associativi. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata potranno essere assegnati alle vittime di mafia per uso abitativo, è quanto prevede una legge al Parlamento presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia, ma che ha trovato convergenza in Commissione Affari istituzionali con un testo sostitutivo che recepiva le osservazioni del legislativo ed è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, a spiegarlo il consigliere Giacomo Bugliani nella relazione illustrativa. Il Consiglio regionale ha presentato, ha deciso di approvare, quindi di presentare al Parlamento italiano una proposta di legge che riguarda la destinazione degli immobili che sono confiscati alle mafie. In particolar modo, l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di estendere i possibili assegnatari in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si stabilisce infatti che questi immobili oggi possano essere anche concessi a titolo gratuito per un massimo di cinque anni a coloro che sono risultati vittime dei reati di mafia, di cui è l'articolo 416 bis del Codice Penale, ma anche tutti i reati che sono stati commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso. Il presupposto è che mh, chi è stato vittima abbia determinati requisiti reddituali e che, soprattutto, si sia costituito parte civile nel processo penale ottenendo una provvisionale o una condanna che non sia stata eseguita dal punto di vista risarcitorio oppure, a prescindere dalla Costituzione, di parte civile nel processo penale abbia deciso di avviare un'autonoma azione risarcitoria in sede civile e non abbia ancora ottenuto ristoro. Con questa legge quindi potranno questi immobili essere assegnati in uso anche a queste categorie di persone che sono persone che anche in virtù delle diverse forme di collaborazione che hanno reso con la giustizia nella repressione dei reati di mafia possono avere necessità impellenti di poter fruire di beni immobili alternativi alla loro precedente abitazione. L'atto introduce la possibilità per le vittime di reati associativi di poter usufruire di questi immobili se in particolari situazioni di disagio, con reddito non superiore a 36.000 euro, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 1,2 lettera B della legge 302-1990 e che non possono accedere al libero mercato o alle graduatorie per edilizia popolare. Sì, io credo che oggi la sia un, un bel momento per tutta la Toscana, non soltanto per Fratelli d'Italia, perché se è vero che la proposta parte dal nostro gruppo consigliare, è vero che è stata votata all'unanimità sia dalla prima commissione che oggi dal Consiglio tutto, e credo sia veramente un bel momento per la Toscana, perché oggi la Toscana invia, il Consiglio regionale della Toscana invia al Parlamento italiano una proposta di legge per inserire tra le destinazioni possibili per gli immobili confiscati alla criminalità organizzata, anche quello di trasformare questi immobili in alloggi. Per chi della criminalità organizzata è stata vittima. Perché tra sembra quasi assurdo, sembra un paradosso, ma oggi tra, i tra le varie destinazioni che potremmo dare agli immobili confiscati alla mafia non c'era quello di utilizzare questi immobili come alloggi per chi invece è stato vittima della criminalità organizzata. Sappiamo bene, purtroppo, eh, che chi eh, ha il coraggio di denunciare la criminalità organizzata, di dissociarsi dalla criminalità organizzata, di non sottostare. Al racket della criminalità organizzata, sappiamo che una delle punizioni a cui, punizioni a cui va incontro, vanno incontro queste persone è quella di vedersi minacciata la propria abitazione. E quindi spesso queste persone che hanno il coraggio di ribellarsi alla mafia vedono la propria casa ridotta a un cumulo di macerie o di cenere. Ebbene, ci sembra assurdo che queste persone non possano utilizzare i beni confiscati proprio alla criminalità organizzata per sopperire a questa loro mancanza. Speriamo che il Parlamento recepisca questa proposta di legge. Anzi, approfittiamo anche delle vostre telecamere per ribadire un altro concetto, un invito a tutti i gruppi politici a cominciare, noi lo faremo con il nostro, ma a tutti i gruppi politici a sollecitare i nostri parlamentari affinché prima della fine della legislatura calendarizzino questa proposta di legge e la trasformino finalmente in legge nazionale. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.